1, 2, 1, 2, forza ciccioni. Basta, basta, io non ce la faccio. Di più, continuate. Vi faccio tornare a Milano magri come cammelli, eh? Signor Giorgio, io ho 5 anni, quanto cazzo manca? Più o meno così, vedi? Così. Me ne sbatto del tuo campeggio per ciccioni, io vado a casa. E invece no. Ma sono un bambino! Grasso! Vaffanculo! E voi dietro mantenete il ritmo? Certo. Sì, signor Giorgio! Un due! Oddio, adesso svengo! Due! Senti, ma la mamma c'è? Che te ne frega! E me ne frega! Certo che ci sono, signor Giorgio! Quest'anno me la faccio, capito? No! Invece sì! Speriamo che questo sia l'uomo giusto! Peggio del mio ex, impossibile! Basta! Non ce la faccio più! Aia! Ah, coglione! Il ragionier Bottini sta fuggendo! Ragionier Bottini? Ma non scherziamo, c'è un limite a tutto, io me ne vado da questa merda! Abbiamo il diritto di essere grassi, è giusto così, è sempre stato così e sarà sempre così! Gli elefanti magri, ma per favore! Signor Giorgio, scusi, è ora di pranzo, come la mettiamo? Io ho portato i tickets. Ah sì, ho letto il dépliant, c'era un punto ristoro. Stop! Aia. Grazie, signor Giorgio, è veramente simpatico. Ora facciamo pausa, potete rinfrescarvi e mangiare qualche cosa, poco. Buon appetito. Questa roba vegana a me mi fa cagare. Sembra di mangiare gorda. Io ci metto la sabbia, vede, mi aiuto col piede, così, e la insaporisco. Magari è più... Che schifo. Forza, gente! Come on! Ci rimettiamo in marcia! Dumbo! Cosa? Culone! Forza, ciccioni! Ho sognato che i carnivori ti mangiavano! Ma i carnivori non esistono, sciocco! Tutti gli animali mangiano l'erba! Loro anche la carne! Ma non sai niente, stai zitto! Sì, invece! Hai sentito? Che succede? Boh, può essere che ci sta gente, capito? Questo, Patrizia, pensa, è un esercizio che fanno anche i Marines per tenersi in forma. Mi sono spettinata? La Patriziona. Tua mamma è buona. No, invece! Patrizia, vado al sodo. È vero che hai divorziato? Ma stai flirtando con me, Giorgio? Un po'. Oh, vedi che ciccioni. Mortacci loro, che chiapponi. Le foglie che mi risulti non possiedono calorie. Il campeggio dei ciccioni. Oh, questi già hanno un culo che fa provincia. Ti ammagnaso boni boni. Coraggio, papa e molla. Signor Giorgio, non ce la faccio. Dai che dopo vi porto alle terme. Che bello, le terme! Hop, hop, hop. Io questo me voglio magnare, er più coglione. Vedi, Patrizia, la forma fisica è tutto. Nella vita, dico. Ma io sono così, sono uno spericolato, un selvaggio, un pazzo rubacuori. Ci sono mai stati incidenti con queste ben organizzate escursioni? Una volta, con un gruppo di tedeschi. Signor Giorgio! Allora ci vediamo in acqua. Il nudismo è gradito. Incoraggiato, volevo dire. Sentito, riga? Sto coglione. Al laghetto. Ma che, ci andiamo a piotti? Signori, le terme. Valeva la pena. Vai. Bello. Che frescura. Per le giunture un tocca sana, eh? Bip, permesso, sono un sottomarino. Yuhu. Ciao, Giorgio. Ma quindi sarai il mio nuovo papà? No. Ma come? Brutta faccenda, eh? È una e due. Il mio Giorgio mi vede? Io non mi fermo mai. Debbo dimagrire. Bravo ingegnere. È una e due. Questo è un coglione. Non sottovalutate i fanghi. Sei un fratello. No, tu sei un fratello. I miei ragazzi. Mi spiace. Pure a me. Attenzione. Una volta non era così affollato. Maiali. Sono un figo, ammettiamolo, io brindo a me, un uomo di mondo. Che ovove, madre. Dei sempliciotti, Riccardo. Grassoni. E perché tu invece? Ma dici a me? Ci siamo capiti. Screanzato. Tevone. Ma i piccioni sono commestibili? C'avevate ragione, su enormi. Voi siete, per usare un neologismo, erbivori? Molto. Parecchio. Siamo erbivori o no? E certo. Forza erba. Forza erba. Dai, nero certo. Bravi, bravoni.
Bravoni leoni! Anvedi! Stanotte questi ci magniamo! Dai! Oh. Era solo un tuono! Come sei coraggioso, Giorgio! Ho anche un bel pene, pensa! Arrivano! Allora, ciccioni, ci siamo tutti! Sì. Allora adesso prendiamo i bungalow! Voi andate al check-in, per le docce mi informo, va bene? Ti aspetto, Giorgio! Direi! Io chiedo alle signore! Buonasera, autoctone! Per le docce ci vuole il gettone, sì? Dai! Sì o no? Sta a posto! Ma, una matocca! Senta, scusi? Oh. Sì, lei! Che vuoi? Lei è la titolare del Bed and Breakfast? La titolare del B&B? Gnam! Signora, ma cosa è appena successo? Oddio, che spavento! Potevo schiacciarla, signorina! Buono! Su, via! Davvero? No, beh, le lusinghe piacciono a tutti, ma io ho la responsabilità di 20 elefanti, ragazze! Invece, per queste docce, se c'è da pagare, pago! Allora vado? Noni! Sì, anche meno, eh! Al segnale mio! Vi è qua! Io sono pur sempre un maschio, sa? Poi non rispondo delle mie azioni! E beh? Ora! Vai! Io sono un prodigio della corsa, signore, per cortesia! Voi siete erbivore, ricordate? Erbivore, porca puttana, ragazze! Ai, ai, ai. Qui tra poco piove, pa! Che intelligenza, perché c'era il fulmine! Giorgio! Giorgio! Qualcuno ha visto Giorgio? Chi? Ma come? Fatti i cazzi tuoi. Sono un carnivoro, non vale, sarebbe cannibalismo, sarebbe... Vi denuncio! Ah, ah. Signori, buonanotte! Ma Giorgio! Io me ne vado, ci rivediamo l'anno prossimo? No. Questo dal sapore mi sa relaziale. Roma! Forza Lazio! Roma! Dai, Lazio! Roma c'ha una squadra sola!